Codice del duellante, edizione speciale, Chucksis Busta Tubers! Boss! Ciao Kiki! Ciao, andiamo a sbustarla? Vado! Dopo lo sbusting inglesico, era Kiki e lo sbusting italico, forse. Ma lo so, adesso... Sempre dei disastri. Vediamo se riesci a aprire la confezione. Che poi probabilmente c'è un'apertura facilitata che devo ancora capire dove. Sì, con il flessibile. Anche secondo me. Allora, eccola qua. È una confezione, diciamo un box che contiene 10 confezioni speciali. Eccoci voilà. Qui. Ognuna di queste contiene, andiamo a aprirne una così vediamo. Contiene 3 buste e una coppia di carte speciali. In questo caso ovviamente 3 buste in italiano e... Attenzione! Una ristampa che penso che i giocatori potrebbero apprezzare moltissimo. Colpo solenne. Sì. Eccolo qua, il Solemn Strike. And... E Radio Faro Cyberso. Una anteprima della prossima serie, che esatto. È Circuito Distrutto, non mi ricordo. Il distruttore. Distruzione del circuito. Eccola lì. Ci siamo, non ce l'abbiamo fatta. E poi invece, ovviamente, vanno sempre in coppia, no? Si differenziano per le carte speciali che si trovano all'interno. Esattamente. Quindi, nell'altra confezione troviamo Padrone dei Teschi. Una greta ristampa da STBL. Esattamente. E Mister Stellone. Esatto. La versione Link di un vecchio, di una vecchia carta. Lo esatto, la versione Link dello stellone di PMT che uscirà nella prossima serie. E adesso Linea Mini che ci presenta le due carte nuove. Ciao ragazzi, presentazione delle special, delle carte che trovate, le quattro carte delle special edition di Coated. Sono due carte nuove in anteprima rispetto alla prossima espansione, due carte invece ristampe di carte ricercate. Quindi vediamo, le due ristampe sono il Padrone dei Teschi che non si vedeva da STBL, quindi qualcosa come 4-5 anni fa almeno. Ottima entrap, quando viene attivato l'effetto di una carta nel cimitero dell'avversario, effetto rapido, possiamo mandare questa carta dalla mano al cimitero, annulla quell'effetto. Comunque sia, anche rispetto alle altre entrap a buoni valori di attacco, quindi è anche comoda per altri utilizzi. Quindi assolutamente. Finalmente è stata ristampata questa carta che era praticamente introvabile. Sicuramente la migliore è Colpo Solenne, in quanto uscita soltanto in Bosch, poi in MP era la segreta, carta che la maggior parte dei mazzi si utilizza, quindi ora è sicuramente più facile trovarla e sicuramente più a mercato, dai, diciamo così. E due carte nuove, abbiamo il Radiofaro Cyberso o Cybers Beacon in inglese. Se hai subito danno a combattimento o dall'effetto di una carta dell'avversario, in questo turno aggiungi un mostro 6 verso di livello 4 inferiore dal deck alla mano. Quindi comunque è una carta che esercita la maggior parte delle carte 6 verso e quindi può essere una buona carta all'interno di questo nuovo archetipo, di questo nuovo mazzo. E sicuramente molto molto interessante è il Mister Stellone. Mister Stellone è la seconda delle riedizioni dei vari Mius, Irraggiante, Radiante, eccetera, eccetera. Hanno fatto Missus per quanto riguarda Terra, ora toccato all'acqua con Mister Stellone o Mister Boy. Lo facciamo con due mostri acqua, quindi molto molto facile. Sblocca due zone sottostanti, quindi con la possibilità di andare a sincrare, fare fusione, fare Xyz con due zone aggiuntive, oltretutto da 500 come il Missus per quanto riguarda i terra, abbassa il fuoco e poi la cosa anche buona è che quando comunque questa carta viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta, sempre come Missus, ci permette di aggiungere un mostro acqua nel cimitero, quindi tutti i mazzi che fanno utilizzo di mostri acqua possono tranquillamente mettere Stellone e quindi avere un altro link in più. E rieccoci con la Kiki allo sboosting. Torniamo e apriamo tutte le confezioni, no? Vai, 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 vai. Sbustiamo tutto poi. Apriamo tutto. Andiamo. Facciamo che prima si apre tutto, prepariamo il campo di battaglia. Così poi facciamo prima. Esattamente, esattamente. Sono 30 bustine. Quindi poi andiamo anche a valutare quante abbiamo trovato, diciamo quante coppie abbiamo trovato dall'una e quante coppie abbiamo trovato dell'altra. Esattamente, normalmente sono 5-5, però può capitare di fare un 6-4 come è successo nello sboosting inglesico. Esattamente, esattamente. Attenzione. Quindi continuiamo allo
sboosting di Cotted, codice nel duellante. E già che ci siamo, mentre Kiki sboosta e si prepara, vi ricordo che ogni sabato pomeriggio qua si gioca da noi, c'è il calendario eventi, ogni tanto si gioca anche la domenica. Controllate sempre il calendario eventi sul nostro sito, che è www.lbpicoletti.it. Ok, e siamo pronti a sboostare. Allora, facciamo intanto un riepilogo. Ci siamo perfettamente nel bilancio che avevamo previsto, quindi 5 e 5 colpo solenne. In questo caso è andato tutto bene, maledetto boss, ci siamo intesi. Allora, 5 padroni del teschi più Mr. Stallone o Mr. Stallone, a scelta, se vi piace Sylvester Stallone. Vai Kiki, vai Kiki, vai Kiki. Ok, partiamo a sbustare? Andiamo? Attenzione! Ib! Ok. Ib, la pretessa calice del mondo. Esattamente, partiamo con un bel mostro Link, carta super rara. Ok, prima bustina, una super. Tranchi funky, molto tranchi, molto funky. Ok. Vai. Andiamo. Stella Licorice. I Truccastella. Super. Abbiamo visto anche il mazzo della settimana, ancora in vecchia banner, perché vabbè, è uscito, la banner è appena uscita. Il mazzo l'abbiamo fatto qualche settimana fa. Di nuovo andiamo. Quindi un Attenzione. Richiamo e Furetto da soccorso. Super. Ma che carina sta secret. Il nostro bel furettino da soccorso. Ma va che bella, eh. È bella sì. Attenzione. Bella carta. E si continua. Vamos. Quindi eccola qua, e un buco trappola staccamento, sempre su. Esattamente. Vamos, rapidi. Andale, arriva. Ultra. Aspetta. Attenzione. Facciamo gli spazio. Quindi la nostra rara e marcia della brigata dell'oscurità. Ultra rara. Ultra, quindi abbiamo però due super, una ultra e una secret. Ma io sto cercando una secret. Un drago. Un drago link. Vamos. Chi sarà mai? Vabbè, niente di entusiasmante. Buco trappola, staccamento. Okay. Poi continuiamo, abbiamo 30 bustine da aprire. Un box e un quarto. Attenzione! No, ma io quando vedo blu poi mi viene il panico. Ma è una super, è Aura. Aura, vabbè, sono tanti mostri blu in questa serie. I nuovi mostri blu, i mostri Link, la sesta era di Yu-Gi-Oh! Andiamo. Attenzione. Imduk e Ib. Ancora Ib. La nostra... Però dai, rara e super tutti e due Link. Esattamente. Buono. La zia Ib. Ci potrebbe stare, no? Sì. Vai. Sa molto di nonna che fai biscotti. Truccastella, niente male. Candina. Ho letto bene. Candina. Ok. Truccastella, Candina. Che nome è? E c'è anche Candeggina. Candeggina. Non diciamo Candeggina. E vabbè. Oggi le prendo. Allora, ok. Drago bomba topologica. Sì. Una secret. È un drago, è un secret, è un Link. Ma non è il Firewall, maledizione. Facci del breach. Attenzione. È carina. Sì, beh, ci sta. Andiamo avanti. Attenzione. Alexander e lì la fata calice del mondo. Quindi siamo a 3 ultra e 2 secret. Okay. Ma ci mancano ancora un sacco di buste. Attenzione, poi... Tubers, quante buste ancora dobbiamo aprire? L'hai detto intorno alla Liga 2. Certamente. Balliamo sul mondo. Okay. Attenzione. Remix da Goki Goki. Bravo, se le leggi tu è meglio, perché va bene, lasci per fare, dai, prova, non avrei, dai, potrà, proviamo a fare se, 60 video che facciamo così potremmo fare, cioè potremmo pensarci prima. Ma no, attenzione, vai, c'è Remix da Goki. Benissimo, se ne gustatevi il video del mazzo Goki con un piccolo taglio dovuto alla nuova banned. Vai. Attenzione, è un Aurama, lo spadaccino calice del mondo. Dai, diciamo Firewall, che... no, non posso Firewall. Attenzione, Caesar, alto delle onde. Caesar, sono anche, c'è anche il come si chiama, l'hotel a Las Vegas. Sì, che bello, vabbè. Un giorno ci andremo a fare la foto davanti. Attenzione, poi, tu Castella, Licorice. Bene, allora abbiamo ancora un po' di qualche ultra da trovare e anche qualche secret. Adesso in teoria. Adesso faccio i conti delle buste che mancano. Kiki. Il grande orco. Il nostro Goki imperversa. Cosa mi manca? Grande. Mi mancano, mancano un sacco. 3, 6, 9, 12, 13 buste. Praticamente mezzo box più una.
Allora, si parte e troviamo un bel Auram, lo spadaccino calice del mondo. Poi, attenzione, la Kiki ha messo il turbo. E attenzione, richiamo and stregone Cyberso. I nostri nuovi mostri Cyberso. Attenzione, qua sistemiamo un po' le carte. E. Venterrore! E poi! Madonna. Link! La zia Ib. Metti un po' di suspense quando trovo i link. Ci sta. Andiamo. Vai. Attenzione. Oh, è ancora Link, ma non è Secret. Però, io non mi lamento. Tru Castella, Angelo, Alcea. Ottimo, un'altra ultra. Molto molto bene, Trucastella. Molto Trucastella. Attenzione! Rex e Cesar, Altor delle Onde. Poi Madonna, quando non si apre qua abbiamo ancora da trovare qualcosina, secondo me. Qualcosina c'è e c'è Trappolatrice Mantis. Turbo. Poi, si continua nell'unboxing di Codice del Duellante edizione speciale. Attenzione! Poi! Vado diretta, eh? Vai! Stregone Cyberso! And! Attenzione! Ultra! Guardiano del calice mondo. No, guarda cos'è che Guardrago, è? Calice del mondo. Guardrago. Questa poi brilla. Io sono cieca. Questa sbrilla. È paura. Sbrilla la cartilla. Attenzione. Oh, che c'è. Drago Crack. Il nostro drago, quello un po' alterato. Diciamo uno che fa crack. Un drago rotto anche, magari. Attenzione. Buco trappola. Staccamento. Due booste! The last two boost! Two boost is make the one! Last two boost! Two boost! Attenzione, trucco stella! Attenzione, Bisus irraggiante! E l'ultima bustina! Ci potrebbe regalare una carta secret! Perché ne abbiamo trovati due soltanto! E la casistica potrebbe dire secret! Ma la bustina cosa dice? Sentiamola! Attenzione, ultima busta! Tutti i piedi sul divano! Drago Crack! Maledizione! Maledizione! Mannaggia, io che pensavo di dire adesso non l'ha trovato boss, il firewall lo trovo io invece. E invece? Ovviamente no. Nada. Molto bene! Kiki! Niente! Salutiamo? Assolutamente sì, per la Codice del Duellante edizione speciale è tutto. Ci vediamo alla prossima. And Chuck, goodbye! Goodbye! Ciao, tubers! Ciao!